Sandro Ciccali, Sandro Ciccali. Sonora del tuo matrimonio, la colonna sonora del tuo compleanno, la colonna sonora del tuo locale, ci faremo in tre per te. Sandro Ciccali, il tuo live, la tua discoteca, il tuo evento personalizzato. Contattami cmc.sandro.ciccali@hotmail.it. Grazie. Ebbene sì, il video parte da qui perché abbiamo la nostra batteria con la sua scatola e come potete vedere c'è qualcosa di diverso. Perché? Perché ho realizzato anche il coperchio con i due laterali che erano avanzati. Abbiamo realizzato anche il coperchio per poterla poi chiudere. Come potete vedere è tutta chiusa. Rimangono solamente le due fessure laterali dove appunto arriveranno le connessioni del positivo e del negativo. Poi la nostra batteria sarà completamente chiusa, come potete vedere è completamente protetta ed è ispezionabile. Questo coperchietto è stato fatto giusto perché ovviamente per evitare lo sporco, per evitare la polvere e anche per dare un po' di coibentatura, perché comunque il caldo e il freddo danno fastidio alle batterie al litio, ma soprattutto principalmente per evitare che non si sa mai, ci caschi qualcosa sopra, magari casca qualcosa di metallico come potrebbe essere una chiave, un cacciavite, e cade sopra le celle e facciamo un patatrac. Quindi meglio evitare e ci facciamo la nostra scatolina con una chiusura. Avevo una cerniera, giusto una, infatti ne ho messe solo una perché ne avevo una sola, ce ne dovevo mettere due ma non ce l'avevo, e quindi una cosa molto blanda, molto semplice però efficace, quindi il gioco lo fa. Abbiamo comunque un po' di passaggio di aria, quindi se in caso proprio di estrema emergenza le batterie dovessero appunto aprire le valvole di sicurezza, lo sfiato ce l'abbiamo, cosa che non succederà mai e spero che non succeda mai, però nell'evenienza che possa succedere comunque ne abbiamo dato una via di fuga. Quindi procediamo con il video. Ed eccoci qua, siamo nuovamente qui nel laboratorietto dello scienziato pazzo. Vi ho fatto vedere appunto che ho realizzato il coperchio di questa fatidica batteria, quindi abbiamo realizzato anche questo, e questo ci serve per avere diciamo un minimo di anche estetica in più, un minimo di protezione in più, giusto per rendere un po' più facile e un po' più carino anche tutto questo ambaradan. Non so se ci metterò delle maniglie, ma comunque devo fare solamente le scale per portarla su, quindi non è una cosa importante. Andiamo a un altro step successivo, che è questa scatoletta qua. Questa scatoletta qua mi servirà per metterci un interruttore on-off con correlato una spia per l'accensione e lo spegnimento del relè. Eccolo qua. Avevo tra i tanti interruttori un interruttorino a pulsante on off, proprio classico interruttore a 12 volt on off, e dei piccoli led a 12 volt, quelli da automobile. Siccome sono led che lavorano a 12 volt e nelle batterie anche quando abbiamo la carica di balca arriviamo a 14,5, per evitare di surriscaldarlo, di bruciarlo, visto che questo lavora a 12, ne metto due in serie e faccio due led, ci metto due spie led. Cosa mi servono? Mi servono per avere, diciamo, a colpo d'occhio una spia accesa, cioè vuol dire che il BMS è attivo e automaticamente anche il relè che comanda l'afflusso dai pannelli è attivo, e tutto questo verrà spento e acceso manualmente con questo interruttore. Mi servirà proprio per poter avere un controllo diretto
dell'alimentazione che va al relè. Quindi, se voglio fare un lavoro sul regolatore, devo interrompere l'afflusso dai pannelli, non sarò obbligato a scendere giù o andare direttamente alla stringa a chiudere l'interruttore principale, ma potrò semplicemente spegnere questo, toglierò l'alimentazione al relè, automaticamente il relè toglierà l'alimentazione che arriva alle batterie. Quindi i pannelli saranno chiusi, saranno isolati e il regolatore non vedrà più i pannelli. Quindi sarà una sicurezza in più e questo io lo voglio mettere proprio accanto al nostro regolatore, di modo che anche a colpo d'occhio con le due spie accese io vedrò sempre se il regolatore, cioè se il relè è attivo e quindi di conseguenza il BMS sta funzionando. Se casomai dovessi trovare le spie spente, probabilmente il BMS ha spento ed ha staccato i pannelli e avrò un controllo visivo più veloce. Quindi procediamo con, diciamo, la costruzione. Dobbiamo fare tre forellini per fissare appunto l'interruttore e questi due LED. Ne metto due, come vi ho detto, giusto perché sono a 12 volt, siccome lavoriamo molto spesso a 14, 14 e mezzo, per evitare di bruciarli ne metto due in serie, così si accendono ugualmente, fanno una luce un po' più fioca ma non si sciupano. Fatto una cosa molto blanda, così, due forellini a casaccio senza neanche pensarci troppo, giusto perché comunque non è che deve essere una cosa che esteticamente è perfetta, va bene così com'è. Quindi andiamo ad allargare i forellini per metterci i nostri LED. Come i soli fori sono venuti un pelo più larghi perché la punta era sciupata e non me ne sono accorto, quindi me l'ha, diciamo, allargati, vabbè, male di poco. Ci ho messo una puntina di silicone, appena sarà tirato le due spie saranno fissate. Intanto le ho collegate già in serie, quindi prepariamo il cavetto del più e il meno che entrerà e che uscirà dalla scatolina e poi il giochetto sarà fatto. Devo mettere un altro mammut sul meno generale che andrà, questo andrà ad alimentare il meno generale, quindi alimenterà i LED e il relè, quindi ci saranno due cavi che partono da lì e altri due cavi che escono di là. Adesso il silicone ha tirato, quindi
quindi siccome avevo fatto i fori leggermente più larghi per evitare appunto che non sguazzassero, diciamo, queste due spiettine messe un po' alla rinfusa, i collegamenti sono fatti. Adesso attacchiamo anche il mammut per il negativo e procediamo ad installare anche il cavo. Questo sarà il negativo generale. Chiudiamone uno. Quando si installa i mammut conviene sempre chiudere il morsetto dalla parte opposta, di modo che il cavo vada a battere sulla vite e non vada oltre, altrimenti abbiamo difficoltà poi a mettere l'altro cavetto. Allora, il negativo qui sarà in comune, quindi il negativo, i due negativi entreranno qua dentro. Quindi questo qui porterà l'alimentazione ai nostri LED, quindi il positivo entrerà da qui, verrà interrotto dall'interruttore, uscirà ed andrà al relè, ma l'altra parte andrà ad alimentare i due LED che sono collegati in serie con il negativo che sarà in comune. Vediamo come fare. Ho preso un cavo bipolare, classico cavo anche da potenza, quelli delle casse, perché va più che bene per questo scopo qui, perché è un cavo discretamente grande e possiamo utilizzarlo senza problemi per questo scopo. Facciamo due fori per far passare il cavo nella parte, diciamo, di sotto della nostra scatolina, un piccolo forellino giusto per farlo entrare. Ci andrà abbastanza a pressione, eccolo qua. Questo sarà il positivo e il negativo del nostro interruttore di controllo. Andiamo a spelare. Come potete vedere è un cavo piuttosto grosso, è una sezione molto grande, quindi più che sufficiente per l'alimentazione del relè, quindi non abbiamo bisogno di un grande cavo, dobbiamo alimentare solamente un relè. L'ho spellato poco. Oh, adesso sono più soddisfatto. In questo caso qui il positivo entrerà in questo mammut, in quest'altro mammut entrerà il negativo. Siccome però questo mammut è piuttosto piccolo e il cavo è piuttosto grosso, non so se sarà sufficiente, vediamo, ma ho paura che sia troppo grande. Per questo mammut qui non c'è problemi. Di questo non ci metto un mammut, ci metto un morsetto a cappuccio, ad esempio tipo questo, perché qui abbiamo tre fili piuttosto grandi, quindi è meglio abbondare, quindi lo speliamo ancora di più. Speliamo ancora di più questo qui piccolino, perché dobbiamo fare anche il pezzo che va dall'altra parte. Questo è quello che arriverà dalle batterie. Sì. Quindi taglierò un cavo di questa lunghezza circa. E qui entrerà il positivo. L'altro capo è quello che andrà al relè, che dovrà uscire lateralmente da questa parte.
questo sarà il mammut di uscita di alimentazione del relè. E quest'altro sarà il cavo di congiunzione del meno in comune, del negativo in comune. Quindi avremo il negativo unito insieme all'altro negativo e unito insieme al negativo dei LED. Quindi mettiamo tutti insieme e li uniamo tramite questo morsetto, questo cappuccio. Quindi ricapitoliamo il nostro, diciamo, schema. Questo sarà il cavo che proviene dalla batteria e avrà dalla batteria. Questo è il cavo che proviene dalla batteria alimentato dal BMS che entrerà nell'interruttore che interromperà il flusso. E da questa parte uscirà il positivo che andrà ad alimentare il relè. Questo positivo è in comune con due LED messi in serie perché, appunto, come vi ho spiegato, la tensione spesso sale, quindi andiamo a 14,5, i LED sono da 12, ci sta che a lungo andare, stando sempre costantemente accesi, si possano bruciare. Allora, per sicurezza, ne ho messi due in serie, di modo che si dimezza praticamente quasi il voltaggio, i LED fanno un po' meno luce, ma non rischieremo di andare oltre, quindi i 14,5 non daranno fastidio perché ai LED ne arriveranno 7,5. Però da questa parte uscirà sempre un 12 volt, quindi il negativo da questa parte andrà diretto al relè, il positivo sarà comandato dall'interruttore. Quindi adesso dobbiamo procedere a chiudere tutta la nostra scatolina facendo attenzione a non spaccare niente, perché qui è tutto veramente molto molto ristretto, quindi abbiamo veramente pochissimo spazio per poter operare e dobbiamo riuscire a farci stare tutto dentro, e non è, credetemi, molto facile perché effettivamente gli spazi sono angusti. Vediamo se riusciamo a fargli prendere una posizione, diciamo, di ingombro che non sia fastidiosa. Questo morsetto lo mettiamo qua, vediamo se non riesce, se non dà fastidio ai LED, perché ho preso una scatolina proprio piccolina piccolina piccolina. Sì, la scatola si chiude, quindi possiamo tranquillamente arrivare a chiudere la nostra scatola che è a scatto. E possiamo anche eventualmente fare una piccola prova di alimentazione. Io taglierò adesso quello che c'è in fondo a questo cavo che non mi serve. Sinceriamoci che non ci siano contatti in questo momento scoperti ed andiamo a inserire nel mammut della batteria il nostro cavo per vedere se appunto i LED si accendono e se funziona tutto. Possiamo anche fare una prova direttamente sul relè. Per sicurezza andiamo con il tester prima di iniziare ed andiamo a vedere, a verificare che non ci siano cortocircuiti. Ok, andiamo a verificare il passaggio della corrente dal positivo al positivo. Quindi a questo positivo entrerà, il negativo sarà libero, quindi il nostro test dovrebbe suonare con i due negativi e in effetti la corrente passa. Nel positivo, in questo caso l'interruttore è spento, adesso è acceso.
e così è spento. Quindi l'impianto, diciamo, il sistema funziona. Andiamo a collegarlo e vediamo se funziona anche con la batteria. Poi facciamo proprio la prova del 9 con il relè direttamente. Andiamo a collegare il Mammut di ingresso alla batteria. Quindi abbiamo il negativo su questo lato. Abbiamo il negativo su questo lato. L'interruttore in questo caso è spento. Se andiamo a fissare, vedete, si accende. Quindi adesso il 12 volt sta arrivando da quest'altra parte. Facciamo la prova del 9 con il relè direttamente. Andiamo a prendere il nostro relè e facciamo la prova e sentirete scattare il relè. Faremo un attacco volante giusto per fare questa prova. Sentite? Il relè è alimentato. Funziona tutto. Quindi diciamo, la nostra prova con il relè è stata fatta. Adesso andiamo ad installare la nostra scatolina nel posto dove ovviamente andrà messa. Ristacco tutti i cavi ed andiamo a prepararci per, diciamo, lo step successivo. Allora, la nostra scatolina sarà praticamente messa da questo lato, ok? O più o meno a questa altezza. Qui sotto ci sarà il magneto termico o fusibile ripristinabile che servirà per dare la corrente dal cavo negativo alle batterie al litio. Quindi procediamo intanto al fissaggio della scatolina. Una volta stabilito che appunto l'interruttore, il fusibile ripristinabile sgancia e riaggancia del nostro impianto sarà posizionato in questa maniera, lo andiamo subito a fissare al pannello di legno e circa a questa altezza lo blocchiamo qua. Siamo arrivati veramente ad un buon punto. Facciamo richiudere la nostra scatolina e come potete vedere la batteria sarà grosso modo a questa altezza e quindi il cavetto andrà qua e da quest'altra parte andrà al relè. Quindi il nostro cavetto passerà così ed andrà ad alimentare il relè che è messo su questo lato. Quindi poi procederemo a mettere i morsetti per l'alimentazione del relè. Il cavo negativo del relè è già stato messo, che dovrà entrare appunto nel regolatore, e l'altro negativo entrerà da quest'altra parte. Adesso preparo
quelli che saranno fastom, che serviranno per andare ad alimentare il relè. Procederò con il fissaggio di questo cavetto. Adesso andiamo a vedere grosso modo la lunghezza che ci occorre, che sarà questa qui, grosso modo. Io non ho la crimpatrice, quindi uso le pinze o la morsa per fissare i cavetti. In questo caso qui non abbiamo grossi problemi, perché comunque abbiamo 12 volt e non abbiamo ampere che ci impediscono di dover mettere per forza dei morsetti importanti. Qui abbiamo delle semplici morsettiere, dei semplici fastom da automobile. Vi ricordo che qui lavoriamo sempre a 12 volt, quindi abbiamo un impianto veramente a bassa tensione, quindi i nostri fastom sono montati e pronti per essere inseriti nel relè. Come potete vedere, qui non importerà, non sarà necessario avere la polarità giusta, il relè funzionerà in entrambi i casi. Possiamo fare una prova proprio al volo, giusto per fare proprio una prova. Andiamo ad appoggiare il positivo e il negativo sul controller. Come potete vedere, sentite il relè che si attiva ed è funzionante, funziona tutto. Quindi il prossimo step sarà appunto l'installazione delle batterie. Quindi appunto abbiamo installato anche il nostro interruttore di sicurezza di sgancio del relè, che viene comandato appunto dalla batteria, da questa batteria, e poi andremo avanti con l'installazione. Adesso c'è un grosso problema. Il problema più grosso è le tre batterie AGM che io ovviamente dovrò togliere, dovrò staccare, e se le terrò per diverso tempo inutilizzate andranno a sciuparsi. Quindi se qualcuno di voi è interessato a tre batterie AGM da 100A che ancora hanno molti cicli da poter fare, se volete, se siete interessati, contattatemi, ci mettiamo d'accordo e troviamo il modo di incontrarsi anche di persona, perché ovviamente sono batterie che pesano 30 kg l'una e quindi se le spediamo costa veramente tanto. Quindi se ci troviamo personalmente, qualcuno di voi se è interessato a queste tre batterie, io molto presto le metterò, diciamo, in vendita, o altrimenti creerò un altro mini impianto fotovoltaico con una batteria soltanto, quindi ne venderò solamente due. Farò un mini impianto fotovoltaico con un pannellino da 100W, 150W per alimentare delle luci dei faretti in giardino da tenere acceso durante la notte, di modo che la batteria continui a lavorare, quindi durante il giorno si ricarichi e durante la notte si scarichi lievemente con lampade a basso consumo. Quindi una batteria che potrebbe durare molto molto di più, perché verrebbe sfruttata veramente quasi per niente. Quindi vi rinnovo l'invito a seguire sempre questo canale, ci vediamo al prossimo upgrade. Il prossimo upgrade sarà ovviamente l'installazione e anche la dismissione delle batterie AGM, e ovviamente like e condividi, iscrivetevi al canale, non vi cambia la vita, non vi costa assolutamente niente l'iscrizione a questo canale, ma cambia totalmente la vita a questo canale. Ciao a tutti, ciao! Sandro, Sandro, Sandro Cicali, Sandro, Sandro, Sandro Cicali.